Parto da una considerazione. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, quinto risultato utile, quarto pareggio, una vittoria. Se vogliamo guardare il risultato, la quarta volta che non prendi gol. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo quello è l'amarico principale, la cosa che dispiace di più, perché credo che oggi sia stata fatta una grande prestazione rispetto magari anche ad altre partite casalinghe. Credo che sia stata fatta una delle migliori prestazioni secondo me di quest'anno. Non vincere dispiace, perché insomma, le occasioni recreate, preso un palo, secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, che ci eravamo riproposti di fare, poi non sempre ci riesci per gli avversari, per tanti motivi. Quello è il rammarico principale, perché insomma, vincere oggi sarebbe stata, al di là della continuità dei risultati, ma un segnale importante, la seconda vittoria di fila. Comunque in classifica guadagnavi due punti che ti portavano più verso la zona alta che quella, diciamo, medio-bassa. Quindi c'è un grande rammarico. Mister, sembra veramente che manchi un pizzico di fortuna, no? Perché se il tiro di Embalo, no scusa, di Embalo, il palo di Varela si fosse insaccato, magari la partita avrebbe assunto forme completamente diverse. Vabbè, quelli sono episodi, cioè, credo che in quell'occasione Varela abbia fatto una grandissima giocata, è chiaro che parli di centimetri, basta pochi centimetri, fai gol, la palla va fuori. Però l'importante credo sia crearle le occasioni. Oggi l'abbiamo fatto, oggi abbiamo messo anche tanti palloni dentro l'area, credo che anche gli attaccanti abbiamo fatto bene, Beretta stessa ha avuto due palle gol, poi purtroppo è finita così. Io vedo una cosa positiva secondo me è quella di avere questa solidità difensiva, come detto, quattro partite non prendiamo gol. Poi gli episodi li crei, oggi credo che la vittoria sarebbe stata strameritata, quindi dobbiamo continuare su questa onda qua, cercare di essere compatti in fase difensiva e poi in avanti cercare di creare occasioni. Ripeto, secondo me è stata una delle migliori prestazioni di quest'anno, se non la migliore. Mister, dico un dato, voglio far riflettere, 24 tiri a 5 per il Cittadella. Il Cittadella ha tirato solo 5 volte in porta. Vabbè. No, è proprio in porta, voi avete inquadrato lo specchio 5 volte su 24. Dobbiamo far allargare le porte. No, quello effettivamente è un dato, è una cosa sul quale stiamo lavorando, stiamo cercando di lavorare, cercare di trovare un po' di più la mira. È chiaro che fare 24 tiri comunque è un dato importante se guardi la media della categoria. Chiaro che dobbiamo alzare quei 5 su 24, sono cos'è, un quinto più o meno, deve diventare più alta quella statistica lì, quella percentuale. Su quello stiamo lavorando, pure io credo che il lavoro alla fin fine paghi sempre, quindi dobbiamo continuare su quella strada lì e i risultati arriveranno. Ieri faccio un'ultima cosa. Il rigore doveva tirare Magrassi perché avevo visto che la donna rumora la palla in mano, poi è andato in realtà il rigorista era Beretta, poi sia Magrassi che donna Rumma sono due potenziali sostituti. In quel momento, visto che Magrassi ha preso la palla in mano, ho considerato il fatto che comunque arriva da un gol a Perugia, ha fatto gol a Perugia, quindi era in fiducia, quindi ho lasciato che tirasse lui. Perché poi lui l'ha cacciato a vedere, è stato bravo un cambio. Quando lo parano non calcio mai bene. Secondo me adesso io l'ho visto da distante, devo un attimo rivederlo, secondo me poteva sicuramente calciarlo meglio, chiaro che a mezza altezza. Anche più alto. Anche più alto. Sì, ma il più alto è un po' più difficile perché poi alto rischi di tirarla fuori, però la sua terra sicuramente il portiere con un po' più di difficoltà. Però sai, mancavano 5 minuti alla fine della partita, comunque c'è la tensione, cioè ci sono tutta una serie di cose che il rigore non è semplice a farlo, parla uno che era rigorista, che ne ha sbagliati tanti e ne ha fatti anche qualcuno. Anche la sicurezza, fatto sicuramente il rigore. Sì, sì, il rigore si sa che è un aspetto prettamente psicologico, poi purtroppo è andata male.
A posto. Per il Monza adesso scorrendo, perché ce l'aspettavamo tutti in campo in modo diverso. Sì, sì. Avete proprio preso le misure, però insomma. C'è sorpreso, perché poi fra l'altro c'è una cosa distinta un'ora prima della partita, anche con un certo ritardo, non so se fosse studiata o meno, però effettivamente... Ha detto che l'ha deciso qua. Sì, mi ha detto, adesso ho parlato con Dio, mi ha detto che l'hanno provato in settimana, però poi... Due volte. Però poi hanno deciso l'ultimo minuto. Sorpresi tutti. Sì, sì. Sai, poi ci sono i pro e i contro, perché sai, quando non provi comunque le cose... anche gli stessi giocatori non sono mai abituati a fare certe cose, però credo che l'abbiano fatto per avere un po' più di solidità dietro, viste le nostre caratteristiche, e quindi a fin fine ha raccolto un punto. Un'ultima domanda, secondo te alla luce del cammino finora del Cittadella siete in credito di quanti punti? Almeno 4 penso, 2 oggi, 2 sicuramente oggi, poi mi vengono in mente 2 con Venezia, anche con la squadra onestamente, poi vabbè vinto con Frosinone all'ultimo minuto, sì, 4-5 punti, basterebbe 3. magari i prossimi 3, magari i prossimi 3 mister, Parma è una bella trasferta, però abbiamo ancora in mente la partita dell'anno scorso, grandissima emergenza, è arrivato il gol del Parma praticamente quasi alla fine, quindi magari è stato anche il rigore parato, anzi il rigore sbagliato, però sì, magari un altro colpaccio a Tardini è possibile. L'anno scorso abbiamo ottenuto un grande risultato in un momento di difficoltà, perché poi abbiamo avuto anche dei casi di Covid prima della partita, però il Parma di quest'anno è anche diverso dal Parma dell'anno scorso, sicuramente è un Parma più competitivo, più organizzato, più... La qualità resta dei giocatori, perché la maggior parte sono quelli dell'anno scorso, però mi sembrano molto più organizzati, molto più squadra rispetto all'anno scorso, quindi sarà una partita difficile, ma insomma, andremo a giocarcela come abbiamo fatto, come stiamo facendo le ultime. L'ultima, sì, per me l'ultima. Condivido il fatto che oggi forse sia stata una delle più belle prestazioni. Mi associo però e mi faccio anche quella di Perugia. Io sto vedendo di nuovo un Cittadella che sfrutta di più le fasce. Queste forse sono indicazioni nuove che hai dato ai tuoi giocatori rispetto magari al tuo recente passato, dove magari ci è fatta molto più fatica a sfondare. E anche questo fatto di Varela che gioca in attacco un po' spaziando su tutto il fronte offensivo consente anche di allargare di più la manovra per andare dentro, perché oggi ci sono stati anche parecchi inserimenti. Sì, è evoluto, cioè non è studiata, sia per... Certo, cioè, guardando i dati anche delle partite precedenti abbiamo lavorato sul fatto di cercare di mettere più cross, cercare di... anche perché il nostro sistema di gioco è un sistema di gioco che porta a fare tanti cross, quindi però è chiaro che se poi non lo sfrutti tanto vale cambiare il modo di giocare, però effettivamente ci abbiamo lavorato e oggi credo che soprattutto il primo tempo abbiamo messo tanti cross, tanti pericolosi, e dobbiamo continuare su questa linea qui, anche perché se no non ha senso andare avanti con questo sistema di gioco, però sicuramente è un aspetto. Poi Varela è un giocatore anche un po' eclettico, che gli piace spaziare su tutto il fronte di gioco, e oggi come a Perugia ha fatto una grande partita, lui, Antonucci, anche Beretta ha fatto una buona partita. Dobbiamo andare avanti su questa traccia qui, continuare, e i risultati arriveranno, ripeto, dispiace perché quando fai prestazioni del genere secondo me meriti di vincere. Credi che sia stata la miglior prestazione stagionale tua e di quel qua oggi? C'è quindi tanto rammarico dopo un pareggio del genere? Sì, tanto rammarico perché abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato praticamente dall'inizio alla fine, creando tanto, un palo, un rigore sbagliato, tante occasioni dove magari potevamo far meglio, però anche un pochino di sfortuna. Peccato perché comunque sia sarebbe stata la seconda vittoria di fila. Poi purtroppo sono punti che pesano poi alla fine.
però questo ci deve dar forza, ci deve dar convinzione che stiamo facendo bene, bisogna migliorare alcuni dettagli, però siamo sulla strada giusta. Ciao, intanto complimenti per la prestazione. Volevo chiederti se vi ha sorpreso questo assetto del Modena, visto che sono passati con la difesa 3 per la prima volta, anche in campo in realtà nel primo tempo avete dominato forse nel primo o il primo minuto del primo tempo. Sì, non ce l'aspettavamo sinceramente, in settimana avevamo lavorato più su una difesa 4 come dove giocavano come noi in teoria. Quindi abbiamo preparato la partita sulla difesa 4, il centrocampo a 3, però poi leggendo la formazione avevamo già capito che si sarebbero messi a 3 in difesa. Ormai sappiamo più o meno come andare ad affrontare squadre che giocano a 3 o a 4 in difesa, quindi ci siamo parati un po' dentro lo spogliatoio e abbiamo messo un po' a posto le cose subito prima della partita. Con quanta gara di fila dovevano sempre prendere gol, che è un dato importante, insomma. Si parlava tempi recenti magari che questo non andasse un po' a penalizzare l'azione offensiva, invece abbiamo creato tantissime occasioni. Ricordava il collega 24 tiri, però soltanto 5 non specchio da porta. Soltanto questo da affinare. Sì, questo è un bel dato comunque, perché non prendere gol significa tanto. Massimo pareggio, però come dicevo prima bisogna migliorare alcuni dettagli per far sì di fare 3 punti invece che 1, perché ripeto, poi i punti iniziano a pesare. Io penso partite come quella di Venezia qua in casa, partite anche come Cagliari dominando per 70 minuti, poi abbiamo perso 2 punti e sono punti che poi alla lunga pesano e avendo qualche punto in più sicuramente anche l'autostima o il morale mi agevola. Il piano personale, come fai a impazzire, cioè, cambi ruolo, posizione, però comunque ma stai bene fisicamente, si vede che stai in parte, ma ti crea problemi? No, evidentemente no. Ormai non sono abituato. Ormai sono abituato, però no, mi piace anche questa cosa di cambiare ruolo. Non è una cosa che mi pesa, anzi, mi piace molto perché riesco magari a imparare cose nuove e poi mi piace anche il servizio della squadra, mi piace aiutare la squadra e i compagni, quindi non mi pesa affatto. L'ultimo gol, perché sei andato via a tombolà per quello di Martina, 2 mesi sono passati quasi. Sì, troviamo una ricetta ferma. Purtroppo è andato di fatto, non riusciamo a concretizzare tutto quello che creiamo. Che sì, è vero che non prendiamo gol nella 4 partite, però le occasioni le creiamo in tutte le partite. Io penso anche con la SPAL in 10 per tutto il secondo tempo abbiamo creato più noi che loro. A Perugia comunque sì, abbiamo fatto 2 gol, non potevamo farne altri. Oggi uguale, cioè almeno al primo tempo che finiva 2-0, avrebbe rubato nulla. Quindi, ripeto, bisogna lavorare, rimanere tranquilli e sereni perché comunque sia le prestazioni ci sono. E magari un pizzico di fortuna in più, non lo sarebbe. Ecco, è un cittadino comunque più di fiducia, ci sono meno palloni buttati avanti alla ricerca della sponda oppure dell'attaccante che controlli il pallone. La sfera gira la sua terra, andate sul fondo diverse volte, quindi è un cittadino che effettivamente, tra virgolette, non è più convalescente. Allora, abbiamo passato un brutto periodo prima della sosta, dove l'ho perso Reggio Calabria in maniera netta, sempre nel giocato perché non abbiamo partito. Quello ci ha creato un po' di tensione normale, poi quando la testa magari non gira bene, non girano neanche le gambe, si ha paura magari di fare una giocata in più. Poi ci siamo
siamo combattati, abbiamo fatto gruppo e ci siamo tirati fuori da questa situazione, cioè siamo ancora lì a lottare, ma sappiamo che sarà così fino alla fine, perché questo campionato, abbiamo visto anche i risultati di oggi, tutti i pareggi, saranno tutte partite combattute fino alla fine. E quindi bisogna soltanto lavorare sui dettagli, lavorare in maniera serena e continuare a fare queste prestazioni, perché facendo questo tipo di prestazione sicuramente ne perderai poche di partite. L'ultima, Carlo, se posso non ricordi. Okay. Una curiosità personale, oltre a cambiare il ruolo, oggi avete avuto una posizione degli angoli, quindi sei diventato una sorta di top nella squadra. E poi invece so che manca una settimana, ma la prossima partita si va a Parma, che è lontano, però che partita ti aspetti di loro? Ma sicuramente è una partita difficile, contro una squadra, sappiamo tutti, che ha grandissima qualità, giocatori fortissimi che fino a 2 anni fa giocavano in Champions League, quindi uno stadio importante, il più importante, però abbiamo dimostrato di fare grandi partite anche in palcoscenici importanti. Dobbiamo soltanto preparare bene in settimana e andare al Parma a fare la nostra partita, cercare di mettere in difficoltà. Sappiamo che sicuramente ci saranno delle difficoltà come in tutte le partite, però cercheremo di sopperire a queste difficoltà.